The New Stories. La tua informazione libera. Sotto shock il mondo della cucina italiana e svedese per la tragica scomparsa di Pietro Fioriniello, noto chef napoletano residente a Göteborg, in Svezia. Come riportato da Today.it, il talentuoso cuoco ha perso la vita in un incidente stradale. Investito da un tram mentre passeggiava nella serata di sabato 3 febbraio 2024. Pietro Fioriniello, 60 anni, gestiva con passione e maestria il ristorante La Cucina Italiana nel cuore di Göteborg da oltre due decenni. La notizia della sua morte è stata ufficialmente confermata dalla famiglia attraverso un post toccante pubblicato sull'account del ristorante. Il messaggio inizia con le parole «Una volta chef, sempre chef», annunciando la tragica fine del cuoco amato. Il cuoco partenopeo aveva conquistato il pubblico svedese grazie alla sua esperienza culinaria e alla partecipazione nella popolare trasmissione televisiva Fosta degli Eten, trasmessa sulla rete nazionale svedese SVT. La sua presenza carismatica e il suo talento dietro ai fornelli avevano reso Fioriniello un volto noto in tutta la Svezia. In queste ore, i social network si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, ammiratori e appassionati di cucina. La sua morte improvvisa ha scosso profondamente anche Daniel Main, suo collega nel programma televisivo, che ha dichiarato al quotidiano svedese Göteborgs Posten: «Sono sotto shock. È incredibilmente tragico». Main ha aggiunto che tutti i pensieri sono rivolti alla famiglia e ai figli di Fioriniello, sottolineando la grande mancanza che il cuoco lascerà nel cuore di chi lo conosceva. La comunità culinaria italiana e svedese piange la perdita di un talento straordinario e di una persona dal cuore generoso. Pietro Fioriniello sarà ricordato non solo per la sua abilità in cucina, ma anche per la sua simpatia e il suo spirito caloroso, che hanno conquistato il pubblico sia sul piccolo schermo che nei locali del suo amato ristorante. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.